Buongiorno cari amici di Light Channel, eccoci di nuovo insieme per un altro appuntamento con la parola di Dio. Oggi, giovedì 10 novembre, leggeremo insieme il testo di Giovanni 5, il versetto 4. Perché un angelo in certi momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua. E il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. Avete mai visto un paralitico guarire? Bene, qui possiamo vederlo. Giovanni, il discepolo di Gesù, ci riporta questo straordinario episodio, la guarigione di un uomo paralizzato, pensate, da 38 anni. È uno degli episodi più toccanti che i Vangeli ci presentano. Immaginate la scena. C'era quest'uomo che non aveva nessuno che lo mettesse nella vasca dopo che l'acqua veniva agitata. Quindi c'era sempre qualcun altro che faceva prima di lui, che scendeva prima di lui in quella vasca. Arriva Gesù e gli dice: alzati. Prendi il tuo lettuccio e cammina. Ora, al suo posto, avrei detto: Gesù, ma non lo vedi pure tu che non cammino? E questo è il mio problema. Come faccio ad arrivare fino alla vasca? E il paralitico invece cosa fece? Credette alle parole di Gesù e fu guarito in quell'istante. Prese il suo lettuccio e camminò. Straordinario quello che può fare Gesù nella nostra vita. Qualunque sia la nostra malattia, fisica o spirituale, qualunque sia il nostro problema, il nostro limite che ci impedisce di andare a Gesù, sappiate, cari amici, che se faremo come quel paralitico, la nostra vita rinascerà. Anche noi potremo camminare come quel paralitico. Con Gesù possiamo affrontare tutte le battaglie e le sfide di questo mondo. Pertanto, cari amici, buona guarigione a tutti. Amen.